creare per la prima volta in Sicilia una sinergia tra i 7 siti iscritti alla World Heritage List attraverso interventi relativi al settore dell'educazione e della comunicazione e insieme renderne accessibile la fruizione anche a chi altrimenti ne sarebbe escluso, come i diversamente abili o i ragazzi con disagio sociale. E questo è lo scopo principale del progetto Smart Education UNESCO Sicilia, 5 sensi per 7 siti, che ha visto protagonisti i ragazzi della Fondazione ODA, impegnati negli ultimi 6 mesi nel laboratorio di arti grafiche tenuto dall'Accademia di Belle Arti di Catania. Iniziativa questa con cui si è voluto creare un nuovo approccio per la comprensione del patrimonio culturale, materiale e immateriale del territorio di riferimento. E quando siamo stati, diciamo, contattati dall'ODA per la realizzazione di questo progetto, ci siamo dichiarati immediatamente disponibili e mi preme sottolineare e ringraziare l'impegno che in questo progetto ha profuso non tanto tutta quanta l'Accademia, ma soprattutto la professoressa Daniela Costa, che insegna da noi tecniche dell'incisione. La fruizione dell'arte da parte delle fasce più deboli, dei disabili, in un progetto di inclusione che ha una valenza straordinaria e, se mi permettete, anche originale, per noi è motivo di orgoglio ed esprime quello che è il dinamismo di questa città, che si esplica su più fronti. Oggi sul fronte appunto delle fasce più deboli, rispetto alle quali come Comune di Catania siamo sempre attenti e teniamo dritta anche la barra di una attenzione straordinaria ai bisogni, e oggi invece è un progetto di integrazione. Lo preannuncio già da ora, questo progetto desta un grande interesse anche per la portata, si tratta appunto di 7 siti UNESCO che vengono ripresi in un percorso sensoriale importante. Abbiamo così discusso con i responsabili del progetto per poter avviare una serie di start-up, di cooperative sociali tipo B, in cui i disabili diventano imprenditori e allo stesso tempo protagonisti attivi dei progetti che possono portare avanti. Al laboratorio di grafica d'arte, svoltosi da gennaio fino a metà giugno, è coordinato dalla professoressa Daniela Costa dell'Accademia di Belle Arti di Catania e tenuto da 8 tutor diplomati in Belle Arti, hanno partecipato complessivamente 11 assistiti dei centri di riabilitazione Villa Francesca, Pecorino, Fratelli Pecorino Paternò e 9 ragazzi della comunità Alloggio per Minori Sole e Gioia. Questi ultimi hanno seguito anche 7 lezioni frontali sugli altrettanti siti UNESCO siciliani che sono stati oggetto dei laboratori d'arte. Per raccontarli uno a uno in maniera accessibile, i ragazzi dell'ODA hanno prodotto dei manufatti artistici con varie tecniche, partendo dai bozzetti realizzati dai tutor dell'Accademia e dietro approvazione del CNR e dell'Istituto Chiossone di Genova, chiamati a valutare la corrispondenza del disegno al canone di accessibilità. L'obiettivo è quello di far conoscere il patrimonio UNESCO siciliano anche a chi altrimenti, per condizioni di disagio psicofisico, di povertà educativa o economica, ne sarebbe purtroppo escluso. Mia figlia in particolare, che segue il liceo artistico e già è molto portata per l'arte ed è molto brava a scuola, è una ragazzina che mi ha dato soddisfazione e mi sta dando soddisfazione, però aiuta tanto a tutti i ragazzi proprio perché esce la loro disponibilità a lavorare insieme anche a persone che sono molto più alti di lavoro. I tutor che hanno fatto questo lavoro sono stati uno migliore dell'altro. Io sono entusiasta, ho ringraziato tanto perché hanno dato tante ai nostri figli. Hanno bisogno questi ragazzi di uscire dal loro stand che dicono sono disabili, non devono fare niente. No, è sbagliato. Noi genitori stiamo lottando proprio perché vogliamo che abbiano la vita uguale agli altri. Non c'è niente di differenza.